ripartire che è uscito il mio nuovo fumetto, Il giocattolaio del mistero. Trovate il link in descrizione, delle avventure fantastiche dove andremo a vedere anche dei personaggi che sono già apparsi nel canale. Un'avventura dopo l'altra e ne vedremo veramente delle belle. Quindi che state aspettando? Link del fumetto in descrizione. Non perdetevi questa fantastica avventura di Gabby. Benvenuti ad un nuovo episodio di Super Mario con la coniglia Rockettara. È lei la protagonista adesso, ci ha salvato nello scorso episodio. Ebbene, adesso abbiamo tutta un'isola da esplorare. È tornato il sole e quindi non siamo più soli soletti. Ragazzi, è giunto il momento di scappare a questo pianeta. Ciao Ciccio Panza, come stai? Vediamo cosa da dire. Come pane. Ehi, sappiate solo che in questa caccia a corsa io sono con voi al 110%. Beh, oggi questo ti fa onore. E festa. Dopo 6 giorni di weekend mi serve proprio un po' di tempo per ricaricare le energie. Ricaricare per aver fatto cosa? Non hai fatto niente. Non ha fatto niente, questo sta solo lì a mangiare paninis. È un ingordo. Vabbè, viaggiamo con la nostra nave speciale mariogena. Allora, dobbiamo andare in un altro pianeta. Qui abbiamo fatto... Bravi, bravi. Pacca sulla spalla. E adesso andiamo sul Passo Immacolato. Siamo in arrivo su Passo Immacolato. Niente scalda il cuore, risvegli i sensi come le sue distese di neve. E il freddo, che ne dici del freddo? È sempre il suono delle tazze di cioccolata che si scontrano. Sì, va bene, va bene. Le analisi ambientali indicano chiaramente che la temperatura è calda. Ci troviamo di fronte a un... Abbiamo delle sciarpe, ragazzi? Perché mi servono? Di pericoli che offrono ben poco riparo a chi voglia provare a scalare le minacciose cime delle montagne. Non solo. Con le pignatte per la fonduta ci si scotta sempre su un disastro da pulire. Le fondute! Non so voi, ma io so chi non porterò come accompagnatore al festival Luigi. Chi lo vuole Luigi? Noi siamo Team Mario. Hashtag Team Mario nei commenti. Wow, wow, wow. Guarda che roba! No, qua ci sono i conigli con quello è il robo dietro. No, vabbè, Sims pericoloso questo posto. Sims un viaggio molto, molto gelido. Beh, siamo arrivati, ragazzi. I dati non mentono. Altro che soffice neve in paradiso invernale. Sembra di stare inferno di ghiaccio. A nord c'è un tentacolo di oscutiferio tra le montagne. È probabile che sia la causa di questa tormenta che rovina la vita a tutti quelli che raggiunge. Managgia. Sono un orso polare. Sono un orso polare, ammollo, datemi un lago. Fermo lì, Rapid Luigi. Da qualche parte ci deve essere un guardiano come Oggy a Spiaggia Luminosa. E ad ogni modo vi confermo che in quell'albero si nasconde una forma di vita. E lo scutiferio non c'entra. Cosa? È l'albero di Babbo Natale! Andiamo a controllare, è forza. Un pino! Chissà, ormai ci stiamo avvicinando alla stagione, devo scuoterlo un po'. Forse scuotendo forte l'albero quel dispetto... Scuotiamolo! È un Luci Sparky! È uno Sparky Sparky! Yuhu! Guarda che bello! Ehi! No! È lui che ha fatto venire... La tempesta. Con che animazioni me lo stai dicendo? Yuhuu, grazie al cielo, mi avete trovato, mi chiamo Decibel. Sì, io sono un 16 bit. Sì, ma ti sentiamo benissimo, eh. Sta urlando. Scusate, posso unirmi a voi? Non so combattere, ma so fare altro. Con i miei poteri sonici riesco a spostare pesi immensi, a volte anche a distruggerli. Spiaggia Luminosa ci ha fatto capire quanto possano essere utili i poteri di uno Spark, però... Però mi stai sul cacchio, quindi basta rompere. Questo mi sfri... No, gli è entrato nel cervello. Ho i poteri sonici ora. Cosa vuol dire? Quindi lui può... Fatemi usare i miei poteri sonici per... Scusate, sto urlando, me ne sono appena reso come conto. Ogni youtuber su questa piattaforma. Allora dai ragazzi, ma senza urlo, si gode solo a metà. Fatemi usare i miei poteri e sonici poi... per abbassarlo. Ok, ok, abbiamo capito. Abbiamo un nuovo potere del Bippo Boppo. Usiamo il Bippo Boppo al mio 3, 2, 1, Bippo Boppo. Guarda, scavalco ponti. Ma è bellissima sta cosa. Decibel.
Ball! Bellissimo, fantastico, godurioso! Mi piace, mi piace, mi piace! Ho un computerino che fa le strane ondine! Bene così, dai, ci sta! Qui abbiamo forse uno shortcut. Wahoo! Mario! Mi piace sempre fare quel versocino! Wahoo! Qua siamo tornati indietro. Ho trovato dove devo andare! Ehi là! Congelati sul posto! Aiuto, ragazzi! Eh no! È pieno di nemici, questi picchiano duro duro! Oh no! Oh no! Oh no! Forse è meglio che cambio team! Non lo so, non mi piace. È uno Sparky Sparky quello. Vi prego, dovete vincere, siete l'unica via di fuga. I ghiaccioli usano le loro tecniche di ghiaccio per bloccarvi, attenti. No, vincono sempre loro, vabbè, ci penso io. Allora ragazzi, proviamo ad andare così. Entro nel Mario Tubo del coniglio. E ora ragazzi, qui potrei mettermi qui dietro, usare il mio Straddlesbrudel. Aspetta, no. Aspetta, facciamo una cosa. Posso utilizzare una bomba? Sì. Uso la bomba qui e quella distruggerà l'altra. E in teoria siamo messi bene. Poi mi metto qua dietro e sparo all'altra. E dovrebbe andare bene così. Sì, in teoria dovrebbe esplodere tutte. Sì. Guardalo! Che lo colpisce da qua! Aumentiamo lo sguardo d'aquila, caro Luigi! Lui sa come supportare il team! E si mette qua e farà un po' di casino, sicuramente. Ora ci vuole la nostra ultima trollona per uccidere l'ultimo nemico. Anche lei è forte, quindi la mettiamo qua. Ah, purtroppo lei non può andare lontano, quindi ci toccherà aspettare il turno. Lasciamo il turno ai nemici che si muovono. Con il tubo bomba! No! Vabbè, l'ho uccisa per fortuna. Si stanno avvicinando! Sono io che mi avvicino a voi in realtà. Quindi tu ti becchi un altro headshot! E ancora non è morto. Ah no, ora è morto, giustamente. Ora mandiamo avanti la pippa pop. Entra nel tubo bomba. Benissimo. Calcio in bocca. E ora prendiamola e lanciamola lì. Vai. Gaga. Ci mettiamo qua dietro e colpiamo quel cretino due volte. Bravo me. Sì, mi faccio i complimenti da solo. Problemi? Dobbiamo raggiungere la zona, non importa come la raggiungiamo. L'importante è che la raggiungiamo. Ragazzi, credo che possa arrivare. Oh, l'importante era arrivare alla fine. Sì, bravi noi, Mario, esperto idraulico, sistema il problema della vita, essenzialmente Mario. È quello che sa fare un buon idraulico. Pratico con quelle mani, bravo. Guarda quanti sbrilucichini, tutti i gusti più uno. Andiamo nella caverna dello strombolino, che là dobbiamo stare attenti. Ok. Oi boy, una caverna di ghiaccio, ciao coniglio. Che succede? Ma provate a spostare questi cubi un milione di volte. Servirebbe un nuovo punto di vista. Aiuto! Punto di vista, hai detto? Oh sì. Devi farlo salire così. E così posso salirci da sopra. Giustamente. Mi piace questo potere. Entra in una bocca di coniglio. Tutto sotto controllo, ragazzi. Tutto sotto controllo. Spostiamo l'altra pietra magica storta. Buttiamo lo shortcut se mai vorremmo tornare indietro. E così ora possiamo proseguire nella Skyrim. Perché questo mondo è Skyrim, dai. È uguale identico. Fa troppo freddo per mettersi a fare un pupazzo di neve. Potrei rimanerci attaccato. Ma sembri tu un pupazzo di neve. Lo facciamo con te. Una giacca. Poveri Todd che sono venuti qua senza giubbotto. Mamma mia. Ok ragazzi, oh cavolo, no, io non voglio fare una battaglia. Sono ben 8 nemici, è un nemico livello 8. E io non voglio correre, non voglio affrontare altri nemici. Voglio semplicemente andare libera la strada al pozzo. E come la libero io? Devo entrare in un'altra caverna. Oh, che cavolo sta succedendo qui. Però credo che siamo giusti. Quando è scoppiata la tormenta mi sono riparato in questa caverna. Quando potrò uscire? Mai! Oh, ma là c'è una scarpa supersonica. Mi sa che devo farmi tutta questa caverna prima.
Ci sono i tunnel del divertimento. Certo che me li fate sudare, sti puzzle. Me li fate sudare, sti puzzle. Ma è andata bene. Ora ho le mie scarpette del movimento. Posso continuare a camminare sul campo. Ci sta. Mi dà potenza. Mi dà potenza. Ed è quello che voglio. Ok, siamo arrivati in un'altra zona piena di cretesi. Salve, stavo facendo un'escursione quando è apparso quel tentacolo e tutto è peggiorato. Maledetti tentacoli. Orco Rubio, un'altra battaglia infreddolita. Ok, sconfiggi tutti. Tutti, addirittura. Ok, ci sono un sacco di nemici storti e molto potenti. Vabbè, ci pensiamo noi. Luigi ci starà forte e prenderei il Marione sgravatone. Che quello là, quel coniglio, non conosce pace. Veloci, scattanti come un kart. Ci muoviamo con il Luigi pazzo assurdo. Ti spacco tutto. And one, and two, and three. Botte da orbi. Ma con i film di Bud Spencer e Terence Hill. Ok, attiviamo anche il lupo magico infuocato. Non ho più, non posso usarlo. Allora attiviamo anche l'altro attacco di autodifesa. Sbandidi, 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 sbandidi. Guardalo, guardalo, io ho paura. È l'unico coniglio che temo. È l'unico. Ok, andiamo qui e andiamo avanti anche con la Peach Poach. Hello. E con questi possiamo fare ancora più danno. Sì, mi piace fare questo danno. Danno da orbi. E ora con il Luigi sgravatino, sgravatone, andiamo a colpire. Non posso colpire? Allora colpiamo gli altri. Boom! E ora mettiamo l'attacco che difende tutti. Sì. Ok, e direi che con la Peach andiamo invece a fare uno scudo che ci difende tutti. Questa è magia nera. Bianca, blu e rossa. Guarda come li abbiamo distrutti. Non possono farmi niente perché non ho lo scudo. Oh no! Ok, non mi hanno fatto niente. Godo come un triciclo a vapore. Bene. Ora Luigi, volevo andare qua sopra. Aiutatemi in salto. Tanto dobbiamo arrivare. Devo sconfiggere tutti i nemici. Questo è un problema. Da qua sopra però li vedo tutti. Ho il 50% di colpire uno là sopra. Proviamoci. 50 vuol dire metà. Sì! È andata bene. Mentre te ti becchi una cannonata in faccia. Mannaggia voi. Ah, stromboli. Vabbè, vi arriverò in bocca. Ok. Questo era l'ultimo. Andati. Dove sono finiti tutti? Eravamo morti tutti, però adesso dovrebbero rigenerarsi, dai. L'importante è quello. E si sale, e si sale di livello. Ma quanta potenza in questo gruppo di persone dal piccolo cervello, ma dal grande valore eroico. L'importante è quello. Cioè, ragazzi, io ve l'ho detto, siamo gli sfigati del villaggio. Ma a noi ci piace essere così. Non ce ne frega dei giudizi delle persone, ok? Noi ci sentiamo eroi nella nostra testa ed è questo l'importante. Cerchiamo di non farci prendere dall'urido, grosso, grasso tigrotto. Non quello con cui collaboro. Quello è magro, bravo e buono. Ok, un'altra caverna di schitti. Ok. Qua devo di nuovo usare il potere lurido che sposta le cose. Sì, è un altro di quei puzzle. Amo questi puzzle, amo. È sparito questo, però. Non sudo nemmeno. Non sudo nemmeno, io non ho il potere del sudore. Ok, ok. Allora dobbiamo far così. Poi probabilmente questo si può far da qua. No, non si può far da qua. Ci dovremmo pensare poi. Comunque qua c'è un'altra parete. Parete che si è messa proprio giusta, giusta, conficcata nel posto giusto. Quanto vorrei un nuovo Super Mario, ragazzi. Cioè, io lo vorrei troppo. Voi non capite. Cosa sto dicendo? Stavo dicendo volevo un nuovo Rayman. Ecco, ma perché mi confondo? Rayman, Super Mario. Per me sono la stessa cosa. Però, in teoria, c'ho la skin di Rayman. Dovrebbe essere nel prossimo DLC. Prima o poi lo troveremo. Lo voglio troppo, Rayman. Mi sa che devo andare per di qua. Ma con quale vento? Con quale vento? Dai, check the point. Check the point. Sempre comunque check the point. Alito sotto zero. Bruttissima sta cosa. È un'altra lunghissima battaglia tentacolosa.
Il tentacolo di Oscutiferio nella bocca della maschera. È da lì che si scatena questa tempesta. Cavolo. Dobbiamo toglierlo, dobbiamo stirparlo. Se vogliamo evitare che il pianeta diventi una tomba surgelata. Ok, dobbiamo estirpare il tentacolo. Come se tu non facessi niente. Non stai facendo. Tu non stai facendo niente qui. Quindi, cosa vuol dire che abbiamo più affinità? Da questo momento. Voi può scegliere un secondo spazio. Perfetto. Posso scegliere degli spark. Allora, aspettate che li seleziono. Così mi potenzio. Ah, questa è una boss battle, si vede dall'ambiente diverso. Ok, ok, distruggi la maschera di pietra. Maschera di ferro, di pietra, di scoreggio. Va bene. Beh, non voglio mettervi in pressione, ma se vincete potrò andarmene a questo orribile posto, quindi andatevene. Ho scoreggiato, per confermare. Fate attenzione alle raffiche di vento, alle maschere di pietra, calcolate i movimenti, sì. So fare tutto, però... è una buona, è un buon consiglio quello che mi ha dato, perché secondo me siamo nei guai. E la mia squadra non è ridotta proprio bene. Ok, cambiamo stavolta. Prendiamo questa, dai. Direi che abbiamo una buona squadra. A parte Luigi che sta morendo. Vai a cagare Luigi, meglio un Mario. Curiamo tutta la squadra. Andiamo tutti avanti. Vai picciarellina. Beccatelo tutto questo. Parabonzi bonzi bon. Ok. Questa la mettiamo qua. E possiamo anche colpire il portale e distruggerlo totalmente. Ma possiamo anche fare dopo questa cosa. Ok, lanciamo la spada laser. Quella fa male. Ha distrutto anche l'altro coso. Grandissimo. E poi qua abbiamo il marione nazionale, che può distruggere le bombe. Ok, distruggerla tutta. Esplodi male. Doki 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 Adventure Club. Passiamo il turno ai nemici, vediamo cosa fanno. Guarda, le bombarette, guarda. Vanno a piangere da ridere. Ok, signori. Ok, andiamo sempre più avanti, sempre più avanti. Mario, tu ce la fai? Mario, ce la fai? Non ce la fa il marione nazionale. Ma forse se usiamo il salto team possiamo farcela, no? Mario, tira fuori dallo zaino aumento di movimento che mi permetterà di camminare ancora più avanti. Ci sta un botto. Ora qui possiamo scivolare e farlo esplodere. E tipo tirarlo a quello. E questo tirarlo a quello. Mamma mia, che cosa ho fatto. Ora mettiamo Mario qua dietro e portiamo avanti i ragazzi. Non si possono portare avanti? Niente Mario, sei da solo. Sei in territorio nemico e sei da solo. Aiuto. Doppio colpo, doppia energia. Sì. Ok, e ora Mario non può fare molto, purtroppo. Gli altri dovranno aspettare. Cavoli, cavoli, cavoli. Cavoletti di Bruxelles. Non va bene. Ok, sentite, mi avete rotto le balonzole. Ok, qua non posso far molto. Se vado qua mi ammazza. Aspetta. Colpiamo quella bomba lì. Dovrebbe fare un po' di danno. Sì. Caro Mario, ti scrivo. Ti faccio tanto mal. Pepe Sal, a posto. Bene, 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 bene. Stiamo andando vicino ai luoghi nemici. Vai, bellissima. Cioè, bellissima no. Bellissima proprio no, però. Cosa volete fare? Cosa volete fare? Oh, altri bombaroli. Ottimo, ottimo. Che sta succedendo là? Mi li spinge addosso. Ok. Baby boom, baby boom. A posto. Ok, ora possiamo prendere. Oh, cacchio. Fermi, fermi tutti. Fermila. Tira questa. E questa dobbiamo tirarla sul portale. No? Tipo lì. Ok, è andato abbastanza bene. Ci stiamo avvicinando alla bocca del topo. Conigli. Dannati conigli. Distruggi. Distruggere. Distruggere, distruggere, distruggere. Diamo un po' di corazza ai ragazzi. Ok, signori nemici, sarà sicuramente una bomba. Ah, schifose. Odio le bombe. Si continuano a generare, a generare, a generare.
Sentite, è l'ora di muoverci. Facciamo un bel salto, team. E dovremo arrivare proprio qua. Sium. Perfetto. E ora ci mettiamo qua dietro. E quella bomba dovrà colpire quello che dico io. Sì. Ottimo. Mentre questo portale ci pensiamo io e Mario. Non vogliamo sorpresine alle spalle, eh. Non le vogliamo, Mario. Mario, distruggi. Tu che sei il nostro eroe. Piano con gli errori. Fermi tutti. Mamma mia, cosa sta succedendo qua? Qua è il finimondo. Ma abbiamo quasi fatto. Signor Mario, ho bisogno di un aiuto. Devo fare una cosetta. Ok. Boom. E ora tiriamo anche questa bombazza. Dove deve andare? Perfetto. Se la camperano. Siete i tipici giocatori di Call of Duty. Se la camperano. Se la camperano. Mario. Mario, Mario, Mario. Ok, senti. Occhio, scivolata. Okidoki. No. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, fa niente. Ok, ora faccio una cosa pazza. Mi metto qua dietro. Sì. E ora colpisco. Il dovere. E poi mi metto anche questa. Sì, Mario, sì, Mario, sì, Mario, sì, Mario. Ora vi sono in base, camperoni. Vi sono in base. E sapete questo cosa significa? Che siete morti! E sepolti! Vabbè, ormai l'ho distrutto il portale. Mi metto qua. E ora distruggiamolo per davvero! Basta! Hai soffiato l'ultimo... Hai esalato l'ultimo respiro! Hai esalato l'ultimo respiro! Vai così. Dai, non hai fatto niente anche stavolta. Però vabbè, vantati. Che l'importante è vantarsi nella vita, no? Ecco qua. Perfetto. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Bravi un corno. Ci abbiamo messo un'ora. Ci abbiamo messo. Ma l'importante è vincere. È tornato il sole. Guardate. C'è! Si scioglie la neve, se ne vanno i ghiacciai, la casa di Babbo è tornata e tutti vissero felici e caldi. Grazie. Oh, bravi, bravi boys. Bravi boys, bella boys. Bravi boys. Ma cosa? Il solito megalomane. Quindi, se, aspetta, si è sciolta una nuova via. Ottimo lavoro, fa ancora freddo, ma è un freddo piacevole. Come quando abbracci un pupazzo di neve. Non so. Fai solo tu queste robe. Ah. Bipo, ora che la tempesta è passata, posso rilevare una presenza sospetta. È probabile che sia un altro tentacolo di uscita. Non credo proprio. Cerchiamo di capire se il guardiano del luogo è nei... C'è un guardiano del luogo. Ehi, ehi, ehi. Che porta direttamente giù dalla montagna. Ehi, ehi, ehi. Ok, allora ci andremo. Ci andiamo subito, anzi. E quello? È arrivato un tizio. Lo scioglimento del ghiaccio ha anche aperto la strada ad alcune nuove zone su questo lato. Ah, della montagna. Si può anche prendere la barca nel caso. In ogni caso, ora che la tempesta si è placata. Ok, sì, non gufarla. Ecco. Mannaggia, Deggio. Almeno però è realista. Dobbiamo trovare un altro cristallo. E c'è il palazzo d'inverno che si trova qui. Ma secondo me nasconde qualche problemuccio il palazzo d'inverno. Sbaglio sempre tasto, porco ca. Quindi dai. Se non prendo le monete godo solo a metà. Dai. Scivola. Scivola, 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 scivola. Occhio che c'è uno sgorbio qua. Scivola.
Non voglio mettermi nei guai. Attraverso le finestre del palazzo d'inverno ho visto qualcosa di misterioso. Non ho osato avvicinarmi, c'è un mistero, cioè io ve l'ho detto. Andiamo a guardare solo un secondo. E a prenderci anche il checkpoint, giustamente. Non mi sto scoso. Okay, devo anche sbrigarmi perché devo editare sto video. Quindi velocemente, signor palazzo d'inverno. Era il maggiordomo, si era frizzato. Ok. E sta continuando a fare quello che voleva fare. Che freddo, è rimasto congelato prima. Ma adesso non è più freddo come prima, ragazzo. Tranquillo. Vedi? Salve. Lei parla? Non parla. Per mille scimmie di mare. La ragazza, poverina, è ancora dentro al palazzo d'inverno. Come è potuto accadere? Come è potuto accadere? Per tutte le telline spaziali. Ho provato a metterla in salvo, ma è come se una mano invisibile mi avesse cacciato via. Una mano invisibile? Ok. Qualcosa la tiene prigioniera. Qualcosa la tiene prigioniera. Qualcosa che si fa più oscuro e minaccioso ogni secondo che passa. Come un budino di aringhe affumicate. Similitudine pazzesca. Ma che sembra un gobbo di Notre Dame. Di un scutiferio. Sappiamo come gestirli, signor... Signor? Capitano Rione, guardiano in carica di passo immacolato. I miei amici mi chiamano Capitone. Voi potete usare Capitano Rione. Preferisco Capitone, più veloce. Io e la ragazza abbiamo attaraccato qua quando siamo rimasti senza carburante. Era tutto abbandonato, credevo fossimo al sicuro e invece... Capitano, una volta dentro può raggiungerci e cercare la sua amica. Dica. Già che ci siamo, quella porta si spinge, non si tira. Sapevatelo. Oh... Distrutto da un'intelligenza artificiale. Qualcosa la tiene prigioniera. Qualcosa che si fa più oscura e minacciosa ogni secondo. C'è un fantasma. Un fantasma coniglio, mi sa. Eh sì, c'è un fantasma qua dentro. Oh no. E diventa Luigi Mansion di colpo. Ah sì, è proprio diventato Luigi Mansion. Guarda qua, è proprio la mansion questa. E mi porto dietro anche sto capitano. Ora abbiamo un team da 4, bene. Ok, ci sarà tanto da fare. Ma ragazzi, lo sapete una cosa? L'infame Gabby ha deciso di concludere l'episodio qua. Andremo avanti con il prossimo, se lo volete. Dipende da voi, lasciate un sacco di like. Dimostratevi che la serie vi piace. E noi ci vediamo a prossime avventure. Ciao ragazzi!